Cari amici, siamo arrivati all'ultima puntata di Sfumature Verdiane, ovviamente per quanto riguarda Macbeth. Oggi abbiamo un tris di fuori classe. Partiamo subito dal primo, che è uno dei più importanti scenografi a livello mondiale del nostro secolo. Sto parlando di Paolo Fantini, che ci racconterà il suo allestimento, firmato con la regia di Damiano Micheletto e i costumi di Carla Teti, al teatro Alla Fenice di Venezia, di Macbeth, ovviamente, quale altra opera se no. Diamo la parola a Paolo Fantini, che ci spiegherà nel dettaglio come ha progettato questo spettacolo. Ciao Gianmaria, grazie di avermi dato la possibilità di parlare del nostro spettacolo di Macbeth che abbiamo fatto nel 2018 e che ha inaugurato la stagione della Fenice. E quando mi sono approcciato a quest'opera, che ovviamente conoscevo e che mi piaceva tantissimo, quello che mi ha colpito è stato proprio che lo trovo un testo sicuramente tratto da Shakespeare, ma anche proprio la musica di Verdi, è un'opera psicologica, un'opera che racconta veramente uno stato d'animo e non racconta un ambiente, ecco. Per cui io ho cercato proprio di lavorare in questa direzione e di disegnare uno spazio che io chiamo drammaturgico. Drammaturgico nel senso che non ambienta la storia, perché credo che non ha necessità di essere ambientata, ma che racconta veramente tanto quello che è necessario per i personaggi e soprattutto uno stato d'animo psicologico, che racconta qualcosa della testa dei personaggi e non dell'esterno. E siamo partiti con Damiano a ragionare sul fatto che appunto c'è in questi due personaggi un bisogno proprio di avere qualcuno, di avere un erede, e questo erede non c'è. E noi l'abbiamo visto perché, leggendo tra le righe del testo in prosa di Shakespeare, si intuisce, oppure si può capire, che Lady Macbeth e Macbeth hanno avuto un figlio che è morto. E noi abbiamo preso questa, diciamo, intuizione e l'abbiamo fatto diventare un po' il punto di partenza della nostra opera. E quindi, diciamo, l'argomento che abbiamo voluto adattare è proprio quello della paternità negata per Macbeth e direi invece una maternità rifiutata proprio per Lady Macbeth. E quindi tutta la storia parte con questa figlia che muore, e che dopo questo lutto per i due personaggi si aprono due vie completamente diverse. Una via per Macbeth, che lega continuamente questa ricerca, questa voglia, questo ricordo per questa figlia morta, e invece per Lady Macbeth un rifiuto completo e una decisione di arrivare al potere senza avere limiti. E quindi due personaggi che vanno completamente in due posti opposti. E quindi quello che mi sono immaginato io è proprio quello, un primo concetto, ecco, è stato quello del tunnel, io lo chiamo. Tunnel perché mi sono immaginato questi due personaggi dentro a un tunnel nero fatto solo di luci, da cui non riescono ad uscire, che è un po' appunto la loro testa, ed è un po' una situazione che si sono creati, come se avessero perso completamente come dire, il contatto con la realtà, e fossero da soli in un silenzio completo, in un nero completo, dove ci sono queste luci abbaglianti che a volte li abbagliano, a volte li lasciano nel buio totale, e sono da soli, e tutti gli altri personaggi entrano e escono da queste luci, ma sono ombre, sono fantasmi, non hanno una vera presenza nella loro vita, perché sono loro due in questo progetto assurdo da soli. Un secondo elemento che è stato fondamentale proprio per raccontare lo spazio è stato quello del velo. C'è una frase
che canta Macbeth, che dice: il velame del futuro alle streghe squarcerò. Più volte questo velo viene nominato. E per me è stato, come dire, un elemento che ci racconta una divisione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E quindi in questo tunnel scorrono questi veli avanti e indietro, e Macbeth e Lady Macbeth continuamente li strappano e li buttano a terra, li tagliano, li rompono, perché vogliono sapere quello che c'è dietro. E questo vuole raccontare un po' proprio questa bramosia, no? questo volere, questo intravedere solo quello che c'è dietro, ma volerlo squarciare, appunto. E per fare questi veli ho scelto come materiale la plastica, per due motivi. Uno, perché mi ricordava una membrana, e la membrana mi ricordava una placenta. La placenta, ecco, la legavo molto appunto a Lady Macbeth, a questa appunto maternità che poi da lei è stata rifiutata, proprio questa maternità complessa e difficile, per cui questa membrana che ricorda una placenta, ad esempio appunto all'inizio del terzo atto aleggiava, c'era una grande bolla fatta di plastica, come se fosse appunto una grande placenta che si muoveva dentro un corpo umano, che respirava proprio. E le streghe stesse sono partorite da questa placenta, e nella visione appunto di Damiano sono la moltiplicazione della bambina morta di Macbeth, come se appunto queste bambine tenessero un filo continuo con Macbeth nei vaticini. Poi c'è l'elemento che ho usato dell'altalena. L'altalena, anche questa, ha un doppio significato, una sicuramente legata all'infanzia, appunto, e soprattutto dove i bambini giocano. Infatti la bambina all'inizio giocava su questa altalena, e poi dopo appunto la morte della bambina, da quel momento in poi l'altalena è rimasta vuota, e questa altalena vuota per me era un simbolo molto forte proprio della mancanza di paternità, appunto. E questo legato a Verdi sicuramente può essere, sappiamo che per Verdi lui ha perso due figli, per cui il tema proprio della paternità mancata e dei figli e dei padri, e soprattutto delle figlie e dei padri che hanno una presenza così forte e che dentro la vita dei figli, questo mi sembrava, come dire, questo vuoto, mi sembrava fosse un concetto che fosse molto pertinente con Shakespeare, ma anche con Verdi, e soprattutto in cui ognuno di noi ci si vede appunto quel vuoto di quell'altalena e vuole colmarlo in qualche senso. Per cui, come dire, questa altalena diventa anche, oltre a un simbolo appunto dell'infanzia, diventa anche il simbolo del trono, quel trono vuoto appunto che Lady Macbeth vuole per forza, vuole riempire, e vuole avere il potere, ma questo si trasforma poi in una pazzia completamente. Infatti le altalene poi si moltiplicano e diventano la foresta di Birma, ma diventano anche, diciamo, la testa di Lady Macbeth, in cui appunto questa maternità che lei ha sempre rifiutato e che ha come dimenticato, e che ha per appunto questa bramosia del potere, diventa appunto follia, e lei si trova in mezzo a questa foresta di altalene che dondrano, dove appunto le allucinazioni di questa bambina vanno e vengono, e lei viene assalita da questo senso di colpa, forse, o da questa pazzia, e quindi le altalene prendono la forma proprio di ciò che Lady Macbeth ha nella testa. E poi abbiamo usato il colore bianco. Infatti ogni volta che moriva qualcuno, ad ogni omicidio appunto della coppia, il cadavere veniva impustato dentro una busta di plastica, dentro appunto il velame, e poi sporcato di bianco. Abbiamo scelto di usare il bianco
anziché di usare il sangue, ovviamente, perché il bianco comunque ha secondo me un significato molto forte. Ad esempio, in alcuni nell'Oriente è legato proprio al lutto, è legato alla morte. Noi abbiamo il nero, loro ad esempio hanno il bianco. E questo colore ha sicuramente un legame molto forte con i fantasmi, con gli spiriti, con un mondo appunto che va al di là. E anche tutte le streghe proprio sono, come dire, senza volto e macchiate di questo bianco, come se questo bianco facesse proprio da collante tra il mondo, nel mondo degli spiriti. E poi il bianco è un colore che annienta, cioè in cui che fa tabula rasa di tutto e che inquieta perché, come dire, ogni colore nel bianco va in contrasto subito. Per cui questo era molto forte in questo spazio nero in cui appunto il bianco sporca, non è il sangue che sporca, ma il bianco che sporca. E alla fine, appunto, quando tutto il coro avanza, questa è la parete schiaccia Macbeth avanti al suo destino, c'è questa colata di colore bianco sul nero che poi invade anche Macbeth completamente. Torniamo con grande piacere, ora ringraziando Paolo Fantin per la testimonianza, al nostro baritono verdiano per eccellenza. Sto parlando ovviamente di Vladimir Stoyanov, che ci racconterà la sua idea di Macbeth. Un'opera monumentale, una creazione indimenticabile. E poi il contro tra Giuseppe Verdi e Shakespeare è sempre un'esperienza magnifica, magica. Grande Shakespeare e grande Verdi, due geni assoluti in uno. Questa collaborazione
sempre da frutti molto molto belli. Semplicemente crea capolavori. Oggi vi racconto un po' come affronto musicalmente e vocalmente quest'opera. La prima cosa che vorrei dire è che anni fa, quando stavo studiando Macbeth, ascoltavo molto un disco con Giuseppe Taddei, che interpretava Macbeth. E lì mi è colpito il fatto che nel primo duetto con Lady Macbeth Giuseppe Taddei quasi parlava, usava la voce in un modo strano per me, sembrava più attore di prosa che un cantante lirico, col suo timbro molto rotondo, un po' soffocato, ma riusciva a trasmettere un'emozione che mi accompagna negli anni e nelle mie esperienze con altre opere e altri autori. Per esempio, nel primo duetto lui iniziava la frase: «Fatal mia donna, un murmure che mio non intendesti, io mentre scendea di nella stanza attigua». Questo modo di recitare mi è colpito perché lui praticamente non cantava. Era bello, ma non cantava. E poi, guardando lo spartito, Verdi non dà nessuna indicazione, ti lascia da solo, da scegliere. Ti dà questa libertà di trovare il timbro giusto, il dosaggio giusto, le dinamiche sono segnate, però il colore ovviamente non si può segnare nella partitura, nello spartito. Mi è piaciuto molto, e poi studiando ho scoperto che avendo un'altra voce, con altre caratteristiche, io non potevo fare queste frasi in questo modo. E poi sono rimasto fedele alla mia costanza di cantare le opere verdiane, perché scadendo nel verismo non ci aiuta tanto. Non dimentichiamo che Verdi è un autore che scrive musica da cantare, non da esclamare, non da parlare, non da urlare. Quando c'è bisogno di farlo parlato, lui scrive parlato. La voce soffocata, voce spiegata e voce spiegata. Però il fatto fondamentale è che tutte le frasi, in tutti i momenti, le musiche, le melodie di Verdi vanno cantate. Questo è importantissimo. Non parlare, non urlare, non esclamare, cantare. E poi sul canto noi possiamo mettere qualsiasi colore, qualsiasi sfumatura, dettaglio, eccetera. E io voglio rimanere fedele a questo mio modo di interpretare le opere, i personaggi di Giuseppe Verdi. Il mio primo incontro con Macbeth anni fa è successo in Teatro San Carlo con un grandissimo regista e attore, Glauco Mauri, che mi ha spiegato molto bene il concetto di Macbeth. Lui mi ha detto: all'inizio Lady Macbeth sta in alto, Macbeth in basso, cioè una bilancia, e durante l'opera questi posti si scambiano. Lady Macbeth sta morendo piano piano, esaurendo la sua carica drammatica. Macbeth sta crescendo, diventando un tiranno assoluto che uccide tutti che incontra per la sua strada, manipolato dalla Lady, ovviamente. E questa crescita bisogna sottolinearla molto bene, perché questa è la caratteristica principale del personaggio. Vocalmente Macbeth è difficile, molto impegnativo, soprattutto nel registro acuto e sul passaggio. Tutti addetti ai lavori sanno che il passaggio è un perimetro pericoloso ad affrontare
durante le nostre opere. Come in tante altre opere, Giuseppe Verdi mette l'aria principale alla fine dell'opera. Questo significa che noi dobbiamo stare attenti di non allargare la voce. Il pericolo qua è di non allargare la voce nel centro, per conservarla, per dare più squillo, più brillantezza all'acuto. Pietà, rispetto, amore, una bellissima aria, scena con un gran recitativo, e lì Macbeth raggiunge la sua grandezza assoluta, vocalmente, psicologicamente. Qui lui è un gigante, fisicamente un gigante e umanamente vuoto, una persona rimasta da sola perché ha ucciso tutti gli altri, sporcata di sangue, e ha perso il senso di realtà. E qui c'è una nota molto bella quando Macbeth dice: «Solo bestemmia, solo bestemmia, in lasso la legna tua sarà». Questa bestemmia è una nota che mi ha fatto sempre impressione. Sempre impressione, perché non sapevo mai che dinamica mettere su questa nota. È un fa naturale, non è neanche un acuto estremo, ma è una nota lunga, e prima di questo acuto Verdi scrive con forza. Ma la cosa interessante è che appena raggiunto questa nota fa naturale, lui mette diminuendo. La logica della voce, della musica, mi suggerisce di farla crescendo. Solo bestemmia, solo bestemmia, hai lasso, e poi farla diminuendo come è scritto. Però non riesco a capire come ha pensato lui questa nota. È una nota sola. Però questa nota dà la chiave per tutta l'aria. Anche il testo è molto forte. La bestemmia. E poi dopo tanto tempo ho capito che questo diminuendo è molto simbolico. Secondo me lui voleva semplicemente dare il carattere di questa nota, non la dinamica, il carattere, metterla tra i denti, una nota pronunciata e cantata con tanta rabbia. La bestemmia è una parola che dice tutto, la bestemmia. Lui provoca tutto il mondo, è rimasto uno contro tutti, e questo è segnato nella musica. Un gigante fisicamente, ma una persona vuota dentro. E forse questa nota fa un riassunto di tutta la tragedia di Macbeth. La sua ambizione, la sua cattiveria crescente, la sua debolezza, perché lui comunque comincia ad uccidere di paura, e questa è la paranoia, la cosa più importante e più pericolosa che potrebbe accadere in un essere umano: uccidere di paura, uccidere perché eventualmente possiamo essere uccisi. Questa è una grande tragedia, un dramma totale. Anche Lady Macbeth, che dall'inizio è molto, molto forte, lei lo sta aizzando durante i duetti, durante le prime scene, e lui cresce, cresce la sua ambizione, cresce per esplodere dopo in queste
queste due frasi: sol la bestemmia, la negna tua sarà, cioè prepotente contro tutto il mondo, un pazzo. E la fine tragica di Macbeth è inevitabile. E qui c'è un'altra piccola caratteristica. Per esempio, sappiamo che esistono due versioni di Macbeth, una del 1847 e la seconda del 1848. E nella prima versione Verdi scrive la famosa aria Mal per me, ultima aria, quando Macbeth sta morendo. E questa aria non esiste nella seconda versione, però è talmente bella e talmente conclude benissimo il dramma che io per esempio tutte le volte quando faccio la seconda parte la aggiungo, questa ultima aria della prima versione, che ripeto non è scritta, però è molto bella. Tanti direttori, tanti maestri vogliono questa aria alla fine per concludere quest'opera meravigliosa, difficile e affascinante. Possiamo che fare una chiusura con il botto. Stiamo parlando di una delle più grandi Lady Macbeth del Novecento. Una interprete che ha fatto di Lady Macbeth il suo cavallo di battaglia. Sono molto contento che abbia accettato a far parte della testimonianza e degli amici di Sfumature Verdiane il soprano Mara Zampieri. Parlare oggi di Lady Macbeth legata a tanta parte della mia vita, una lunga parte della mia vita, e soprattutto legata al maestro Sinopoli, con il quale ho proprio debuttato nel 1982 a Vienna. Questo ruolo difficile, difficile sotto molti aspetti. Molti considerano che sia un ruolo difficile vocalmente. Io credo che sia difficile vocalmente, ma è solo una parte della difficoltà. La difficoltà maggiore è rendere la voce autenticamente strumento di follia. L'ingresso di Macbeth
e il successivo duetto è un'altra parte molto molto contorta. Già da lì si capisce l'ambizione sfrenata della donna, l'ambizione ad avere questo scettro, ad avere questa corona, e già da lì nel sonno di cui oravano di lui, ma la parola indocile gelò sui labbri miei, follie, questo follie è come dire un leitmotiv che rimane per tutta la parte della Lady, per cui ricordiamoci anche queste follie nel sonnambulismo, per cui veramente lei è folle. Io ricordo che con Giuseppe, portata da lui, siamo andati proprio nell'università di psichiatria a Vienna e abbiamo fatto numerosissimi incontri. Io ho assistito a tante conferenze, anche capendo pressappoco il tedesco, proprio sulla schizofrenia, sulla pazzia, sulla follia, e questo mi ha aiutato a tal punto che devo dire, addirittura prima di iniziare la produzione, ero talmente presa da questo che non riuscivo più a dormire, tant'è che mi si staccavano anche in scena le lenti a contatto. Pensate un po' a che punto può arrivare anche proprio l'interpretare, il comprendere appieno, spero, il discorso della follia. La seconda aria, diversamente dalla prima, grandi ostacoli, molto molto con note molto basse, vabbè, arriva il sì naturale su, ma ecco qua veramente bisogna mettere una voce diversissima, far capire veramente il buio anche dell'anima. La luce langue, il faro spegnesi, cioè è un qualcosa veramente dell'anima, non solo di tutto quello che rappresenta il momento. Cadrà chi fu predetto re, finisce in una maniera veramente verdiana, favolosa. Tornando al discorso che facevamo prima, delle follie eccetera eccetera, se poi andiamo al famosissimo banchetto, ecco che troviamo una Lady Macbeth spietata. Finalmente ha raggiunto quello che voleva e riesce, tra le varie parole poco edificanti, a dire a Macbeth: voi siete demente, ma non lo dice voi siete demente come qualcuno, di un grande direttore italiano, avrebbe preteso che io dicessi, ma io ho sempre voluto dire, come scritto sottovoce, voi siete demente, proprio con questa cosa che si insinua, non con una bombardata di suono, bensì insinuare, entrare dentro come con un coltello affilatissimo nell'anima e nelle carni molli di Macbeth. Sonnambulismo dopo un duetto, dopo un concertato, eccetera, eccetera, arriva il sonnambulismo con delle tensioni. Io quantomeno sono sempre arrivata con molta tensione, perché è una scena, come dire, di pazzia particolare, dove, ecco, proprio qui vorrei dire, la voce non è più la voce che abbiamo trovato prima, la voce è uno strumento quasi di tortura nel ricordo e di tortura anche per chi ascolta, perché non puoi rimanere indifferente a quello che lei dice, a quello che lei sussurra, né tantomeno ai ricordi, né tantomeno a tutto quello che lei rivive. Il duetto bellissimo, difficile, dell'ultima parte, la Lady si trova, la cantante, l'artista, si trova in una situazione, diciamo, di pericolo, nel senso, sa perfettamente che deve affrontare una pazzia insolita nella storia dell'opera, veramente insolita, dopo aver sentito il patria oppressa e dopo l'aria del tenore, naturalmente, e soprattutto questo piccolo preludio che fa iniziare praticamente la scena, gran scena del sonnambulismo. Tutto quello che lei dirà, tutto
il comportamento durante questa scena è assolutamente, veramente uno strumento di tortura nei confronti di se stessa e nei confronti di quello che è al di fuori. Anche se lei non vede, non sente, come dicono i due, il dottore e la dama, non vede nulla perché è sonnambula, ma è sonnambula, ma questa percezione di queste mani insanguinate, questo odore di sangue che torna, cerca di lavare queste mani, è veramente la follia più assoluta, la follia che termina anche con delle note assolute, con delle note di estrema difficoltà, con quel re bemolle. Credo che sia questo il punto culminante forse dell'opera, dove veramente il famoso coltello del serial killer esce ancora. Dove esce? Chi punta? A chi punta? Punta a se stessa, questa è un po' a se stessa veramente, cioè non punta più, come avevo detto prima, alle carni molli di lui, perché c'è sempre un pugnale in mezzo, ma punta a se stessa. Ormai è finita. Allora, nella mia vita ho incontrato diverse cantanti che sono venute anche qui nella mia casa per chiedermi dei consigli per la Lady Macbeth, con delle voci assolutamente sensazionali, grandi voci, ma io non credo che ci voglia la grande voce, la bella voce. Oggi come oggi viviamo il discorso della voce omologata, la scambi, una la viene scambiata per l'altra, non è questo, cioè tu devi avere un'identità nella voce, la tua voce deve essere riconoscibile per colore, per caratteristica, può piacere, non piacere, chi se ne importa di questo, ma deve arrivare, il tuo strumento deve arrivare, per cui secondo me un cantante, ma questo non è per dare dei consigli, non mi permetto, ma secondo me il mio pensiero è che una cantante che affronta un ruolo di questo tipo non può contare solo sulla grande voce, sulla bellezza, sulla morbidezza, non è questo che ci vuole. Qui ci vuole veramente un qualcosa di killer, un qualcosa di più profondo, di shakespeariano veramente, di ritorno e anche di futuro, perché questa cosa psichica, mentale della Lady non è una cosa antica, è una cosa che andrà avanti, è una cosa che si rivedrà in altro, in altri ruoli, per cui personalità, assoluta personalità nella voce, in tutti i ruoli assolutamente questo, ma in questo ruolo devi emergere per essere diversa, devi emergere per sfaccettature che forse in Abigail, alcune la abbinano ad Abigail, secondo me non si abbina ad Abigail, è altra cosa, Lady Macbeth è altra cosa, ha bisogno di un grande personaggio, facciamola vivere sempre con una personalità, non facciamoci schiacciare da direttori o da registi che pretendono determinate cose, oggi è difficile, però cerchiamo veramente di essere folli nel farla, nell'affrontarla, sempre con quel piccolo un pizzico di lucidità, ma con la follia e l'ambizione che questo possa essere giusto. Questa puntata, che è durata ovviamente più delle altre per lasciare più spazio agli interpreti, si conclude e conclude quindi il ciclo di Sfumature Verdiane per quanto riguarda quest'opera di Verdi, ma Sfumature Verdiane non termina certo qui, l'idea è di proseguire e approfondire anche molte delle altre opere verdiane. Non posso che ringraziare tutte le persone che hanno preso parte a questa serie legata a Macbeth e ovviamente a Opera Click, che ha permesso la diffusione grazie ai propri canali. Grazie a tutti per aver continuato a seguire questo format. Viva Verdi! Cari amici, buongiorno. Oggi Giuseppe Verdi ha bisogno di voi, o meglio, Villa Sant'Agata ha bisogno di voi. Sì, perché la villa dove ora abitano gli eredi di Verdi, i Carrara Verdi, che è un museo aperto al pubblico, ma è anche abitazione privata, proprio come volle Giuseppe Verdi,
che scrisse che venisse lasciata esattamente com'era e vissuta, e gli eredi questo hanno fatto. Ha urgentemente bisogno di restauro, ha urgentemente bisogno di importanti lavori strutturali. Quindi la famiglia ha pensato bene di aprire una raccolta fondi e noi tutti che amiamo profondamente Verdi, sia appassionati che addetti ai lavori, non possiamo che venire in aiuto a questo richiamo della famiglia Verdi. La casa progettata proprio da lui, quel magnifico giardino dove lui volle piantare determinate piante, addirittura dei banani. Pensate che all'interno del giardino di Villa Sant'Agata c'è una ghiacciaia che serviva per mantenere le derrate alimentari, è addirittura più grande questa ghiacciaia di quella del comune di Busseto. Pensate che nelle cantine di Giuseppe Verdi veniva fatto il vino che veniva poi donato all'ospedale, sempre costruito da Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi ha fatto tantissimo per l'Italia e per gli italiani. Giuseppe Verdi ha fatto tantissimo per i melomani. Ora è arrivato il momento che noi contribuiamo a mantenere viva, a mantenere così come lui l'ha voluta, la sua dimora. E per questo serve innanzitutto diffondere che c'è attiva una raccolta fondi, o con il mio video o con i mezzi che più preferite, e soprattutto di donare. Anche una piccola somma può essere molto importante per aiutare Villa Sant'Agata.